Ciao a tutti, oggi preparo una pizza rustica con pasta sfoglia, prosciutto cotto, besciamella che ho appena fatto. Se volete il video della besciamella lo trovate qui in basso nella info box, c'è il link, ovviamente per fare la besciamella in casa. E ho tagliato a scaglie larghe del caciocavallo. Potete usare tranquillamente la provola, la mozzarella, quello che preferite. Allora, andiamo a vedere come prepararla. Ho messo della carta forma in questa teglia. Ho acceso già il forno adesso sta a 220 gradi, lo terrò acceso per una decina di minuti. Guardate, ho semplicemente aperto la confezione di pasta sfoglia e adesso vado a modellarla all'interno della teglia. Piano piano ve la modellate, guardate, non è perfetta, ma va bene. Allora, primo strato, prosciutto. Besciamella, il formaggio. Vado a fare un secondo strato con prosciutto cotto, besciamella, eccola qua. Adesso vado a prendere la seconda sfoglia, ovviamente ne taglierò un pezzetto più piccolo per andare a coprire la parte centrale. La vado a misurare ad occhio più o meno, magari con quella restante ovviamente ci faccio qualche piccolo rustico, qualcosa così di sfizioso. Ed ora vado ad appoggiarla, guardate, tenendo dal bordo di sotto e attaccate e le tirate in questa maniera. Il cornicione. Andiamo a premere un po' con la forchetta. Ok, adesso per far uscire l'aria, bucherelliamo così con la forchetta. Vado adesso a tagliare la carta in eccesso. Guardate, ho tirato semplicemente la pasta unendo quella di sotto con quella di sopra e creando una sorta di cornicione. Eccola qua. Ora la vado a infornare per circa 20 minuti. Ovviamente state attenti a non far bruciare la pasta sfoglia, seguite la cottura con attenzione perché la pasta sfoglia facilmente poi si brucia. Quindi ci vediamo tra poco per vedere il risultato ottenuto. Io tolgo questa, passati 20 minuti, con la pasta sfoglia restante ho fatto una sorta di rustici. Questi stanno continuando a cuocere, ovviamente li ho messi dopo. Allora, questo è il risultato. Potete eventualmente farla stare un quarto d'ora e poi lasciarla col forno spento. Allora, un quarto d'ora a 220 gradi, lasciarla poi con il forno spento per un altro quarto d'ora. Ovviamente il forno spento è sempre molto caldo, di conseguenza mentre si raffredda, cuocerà pian piano anche l'interno della pasta e che spesso, se non state attenti, resta crudo. Io la taglierò fra una decina di minuti perché purtroppo adesso è caldissima e ci vediamo quindi fra poco per vedere il risultato. Forse è troppo calda per assaggiarla, ci provo. È bollente, è buonissima. Fatela e fatemi sapere. È facilissima, avete visto, ho impiegato 5 minuti per farla e 20 minuti circa per cuocerla. Ci vuole più per raffreddarla che per cuocerla e per prepararla. Io vi saluto, vi invito al prossimo video, commentate, lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.